Ciao, mi chiamo Luis e benvenuti oggi nella mia nuova serie che si chiama L'Intervista. Il primo ospite di questa serie è Frank. Ma già mi vedo. Cioè, in realtà era zoomata sulla mia Ah, lo faccia, sapevo allora. in post-produzione. Allora, per iniziare vorrei svelare una curiosità, mostrare quanto è alto. Ma perché si capisce? Siccome Ma sì. lo sanno quanto sei alto tu? È uno. Io Ma so. Quanto quanto sei sei? alto? Ma tu c'hai qualcosa alle scarpe? No, Oppure io non so che 1,89. Oh, senza cappello è più alto. Ma no, ma mi sembra più alto di me adesso. Ma l'hai mai sentito bello figo che c'ha un pezzo con questa Sì, sto base? scopando, Sto sto scoprendo. scopando! Sto scopando! Sto scopando! Se mi cerchi non ti trovi! Sto scopando! Se mi cerchi non ti trovi. Sto scopando! Bene, allora, non mi ero preparato delle domande da Non fa farti. niente, vai. Inizierei con la cosa più scontata da dire, che è: tu sei iniziato su internet. Sì. La prima cosa erano degli scherzi telefonici Pronto? che hanno fatto un sacco di visite e poi sono successe altre cose. Ma chi è Oi di. Ma chi sei? Oi di. Secondo me era più facile Oi di. emergere, diciamo, prima, perché non c'era nessuno. E quant'erano un sacco di visite in quegli Anche anni? diecimila. Poi ne ho Sfalsate. iniziato a fare 200.000 e poi i milioni. E poi anche i peti sulla gente, I mi peti sulla ricordo. gente hanno fatto un botto di visite. Ma va a cagare. Ciao. Contenta se qualcuno la saluta. Scherneggiato in testa. Silvia, a noi ci è venuto in mente di fare il video perché avevamo comprato sto Sì, ma è una donna. coso. No, però era simile il concetto. Ma questo è politically correct? No, questo è sessista. Questo è sessista, ok. Io ti guardavo sempre. Grazie, anche io ti guardo sempre. E sei stato, devo dire che sei stata una grande influenza per Davvero? me. Sì. Non lo dico mai di nessuno in realtà. Ma davvero è stato così. Tutto ciò che guardo con ammirazione diventa poi parte di quello che faccio. Grazie, E niente. mi fa piacere. Anche a me. So squirtare. Da Tu lo dove? sai fare? A Sì! te Io piace imparare? lo so fare! Lo sai fare pure tu? Sì! Se mi gratto la lingua, solo che ora ho avuto questo problema, Con non mi le viene. Sì. Sì, così cazzo. Ma cambio sede secondo te? No, perché? È perché sento Fa troppo che rumore? sì, Ok. sarò troppo presente nei commenti. Ecco, vorrei parlare anche di questi bicchieri. Ah, sentiamo. Allora, sono grandi, secondo me perché parli inglese come me. Cioè, tu Ah, hai. tu vuoi fare sta metafora gigante? Vai, proviamo, vai. L'ho appena fatto. Ma tu lo dici mai che sei italo-americano più o meno? No, non posso fare outing qui, anzi è frutto il video. Non Esatto. è clickbait, mia madre è E americana. parli benissimo inglese e hai vissuto lì in America un po'. Vissuto lì in E questo, America. secondo me, è una Tu cosa dici che è molto figlio di quello? americana. Però non può essere figlio di una comodità incredibile, sti bicchieri. Sì, è quello, ma che in Italia noi beviamo in bicchieri grandi così, no? Hai visto? Mo' tutti si relazionano a quello che Ah, dicevamo. perché prima eravamo. Prima dicevamo, ma che stanno a fare? Non capisco. Sì, non. Tu come hai fatto la transizione tra internet e TV? All'inizio non ci sono riuscito, perché non è che chi fa video su internet necessariamente sa fare televisione o il contrario. Sono due mezzi che usano un linguaggio diverso e anche un tempo diverso, proprio di Sì, mi durata. hanno provato a trascinare nel mondo della televisione, ma ho fatto la scelta di rimanere su Hai internet. fatto bene. Per esempio, una cosa strana, io ho fatto una cosa per internet Ah, 2 anni dove? fa, io ho fatto Mago Matano, L'ho che è una web visto. series. Ci magico io. Che è la cosa che io più volevo fare insieme a Matteo, ed è la cosa che secondo me più mi rappresenta, pure se il pubblico pensa che non sia così, Sei no? soddisfatto di questo tuo percorso comunque? Molto. Diciamo, tutte queste esperienze, alcune brutte, altre molto molto belle, mi hanno dato la consapevolezza che posso fare questo lavoro. Quando su internet, purtroppo, viviamo ancora in un tempo dove tutti pensano che fai delle stronzate. Sì. E invece a livello creativo e anche tecnico, perché montare i video non lo sa fare nessuno, cioè Pippo Baudo non sa usare Final Cut. Chissà. No. No. Pippo Baudo. Chi è Pippo Baudo? Pippo Baudo è un presentatore. Ah, Luis. Oh, Pippo Baudo. Oh, Pippo Non mi Baudo. ricordo. Sanremo. Quello con gli occhiali? Ha avuto gli occhiali. Ecco,
Ecco, ah. Pippo Baudo. Siamo in un periodo dove chi fa video su internet, da alcuni, da tanti, ma anche dallo stesso pubblico, considerato un cretino. No, un cretino no, perché lo vogliono sempre un po' fare pure loro, no? Però non sanno come. Gli sembra così semplice eppure così complesso, no? E secondo me ora sta iniziando ad accadere che viene apprezzato la creatività e l'impegno che c'è dietro. Will you ever think about coming back to the YouTube? I'm definitely gonna come back to the YouTube, but I think the audience on YouTube changed a lot, yeah. Especially in Italy. I think YouTube as a site in the world really speaks to younger generations, and I feel that what I do now, I feel a distance, and I want to make content for people of my age. And I'm not judging the people that do content for younger generations. It's just the thing that I don't talk that language anymore. So yeah. I don't know if YouTube is the right site. Yeah, because maybe your old YouTube following feels betrayed or something? No, not really. I don't care about that. No, I always did what I wanted to do. Yeah, because as we said earlier, you have to do what you feel it's right for you. So yeah, always. Fuck the fuck the system. Yeah. Fuck the system. Ti sei mai fatto male assai? A proposito di ambulante. Non mi sono mai rotto niente. I polsi? Nemmeno. Sono caduto di schiena giù dalle scale di marmo, di ginocchia. E ti ha fatto? Male. Giù. Pure un video. Allora, mo ti dico una cosa, però non faccio vedere il nome utente. Io, prima di avere l'account mio, questo non l'ho mai detto. Avevo un altro... Guarda, il video è stato caricato 11 anni fa. Io volevo fare il parkour. Sei tu? Sono io. Hai capito che botta? Preferiresti non avere il pisello e le tue dita sono le tue dita, o hai il pisello, se vuoi pure più grande, ma le dita sono piselli e non funziona. Non dire allora posso chiamare, no, non sono musci, quasi difficoltosi questa parte qua, ecco, quello usi un po' di appoggio e non diventano mai duri. Vabbè, ti devo migliorare a Natale, dai. Una volta l'anno a Natale diventano durissimi. Diventano durissimi. Ma neanche puoi prendere le cose, perché se sono durissimi. No, va bene, niente non pisello. Niente pisello, perché non ti puoi allenare. Sei un mazzo. Ti portano in giro per i circhi. Fai il circo, esatto. Ti piacerebbe fare il circo? Domanda seguente. Polo, YouTube è il circo del... Sì. Ma sì. Cosa vuole il circo? Potrebbe fare lo special di Natale. No, <tanto. ride> Avevo detto di no, quello no, è una cosa. Cosa faresti se ti rimanesse un mese di vita a disposizione? Lo sai che penso di essere così fragile che mi deprimerei? Non sono uno di quelli che dice vado sul Monte Everest. Chiudi in casa. Se non mi succede davvero non ti so dire la risposta. Però se vogliamo divertirci proprio. Cioè manderei a fanculo un sacco di gente. No, non ho voglia di avere a che fare, lo ignoro fin quando non smettiamo di essere amici, per esempio. No? Come quando stai strozzando qualcuno e fai finta di non sentire che si sta dimenando. Sì, vabbè, io non lo faccio queste cose. Cazzo dici? Ma tu ammazzi la gente, vai fuori di casa mia. Sì, toglierti tutti i sassolini dalle scarpe, quindi. Sì. Mara Maionchi, la vedi, è fantastica. Sì. Lei li tiene benissimo gli anni. Lei li tiene. Io a 21 anni sono, non capisco più un cazzo. Guardi, che tu mi sembri uno sano di mente, che sarai lucido a 78 anni. Cioè dici che mi olierò un sacco. No, questa è un'altra cosa che non capisco, però. Sarà lucido, capito? Ma Mara è opaca. Sì. Però di testa c'è. In America adesso c'è la lotteria che è arrivata a $1 miliardo. Se tu li vincessi cosa faresti? Già ce li ho. No, non c'ho $1 miliardo. Vuoi sapere un mio desiderio? Però è una cosa un po' brutta. Io vengo da un paese di molto piccolo. Tutto quello che accade nel mio paese accade in questa piazza, che è il paese. Ha 800 abitanti. Vorrei comprare... Yeah, ma non lo so se è brutto però questa cosa. Comunque no. Vorrei comprare 5.000 cani e metterli in piazza e vedere che succede. Se arrivano i soldati. La gente e voglio vedere la gente. Non metti pitbull. Dei barboncini, per esempio, che sono tranquilli. Chihuahua sono troppo piccoli, fanno poco volume. E che voglio vedere la gente che si distregge. Che deve tornare a casa. Però ti posso dire, non è una risposta sincera, è per far ridere, perché con €1 miliardo mi posso mai mettere a comprare 5.000 cani. Sapere che non mi posso permettere delle cose è una cosa che mi dà serenità. Ah, bello questo. Hai visto che sono serio? Poi non voglio €1 miliardo. Wow.
Lo daresti tutto via? No, tutto no. Se no come me li permetto? Dai. 5.000 gare. Preferiscono subire il potere di qualcun altro. Anche per poterti lamentare. Ah. E poi se, di cosa parli poi al bar? Se poi sei dell'elite. Sì, se poi è tutto mio, se il bar è mio. Sono il mio bar. Tutti con le dita piselle ho pagato un chirurgo. Beh, la coda del mio cane sembra un pene. No, l'ho vista. Sì. A volte sembra una bocca al sedere. Ha un buco. Da quando hai degli iscritti che ti seguono? Da un anno e mezzo. Ok. A me sono 8 anni, facciamo. Cioè, tu valuti le vecchie cose su YouTube come delle cose dei dinosauri o non so cosa? Ecco, questa è la chiave di tutto, secondo me. Mm. La scadenza e la durata dei video. Mm-hmm. Che dipende da come lo affrontano YouTuber. I tuoi video credo siano intramontabili. Mm. Perché, adesso non voglio che ci facciamo... Si dice le s***a vicenda. Sì, sì. I vicenda. Il creatore di contenuti sembra che lo faccia sapendo che dopo una settimana quel video è già vecchio. Mentre l'approccio che vorrei avere io è che ogni video si può guardare per sempre. Quella è una bella cosa, è molto difficile. Che resti lì, è uguale i tuoi video, gli scherzi telefonici, eccetera. Sì. Tu li puoi guardare anche tra 20 anni e si capiscono. Sì, sì, sono d'accordo. Tu dici non sono legate a un fatto culturale del presente, a un tema trend, di attualità, esatto. A un trend. Sì, cavalcare poi le onde del momento lo faccio, che mi diverte, metto la canzone nuova di Drake. Ah, sì, sì, sì. Quello è una cosa che vedo in te e secondo me è una cosa che c'è sempre meno. Hai detto una cosa bella perché è sempre stato un mio obiettivo e lo è tuttora, cioè di impegnarmi pure le mie Instagram stories. Buongiorno drogati! Che... Vuoi dire qualcosa nella mia, vuoi usare la mia piattaforma per dire qualcosa? Posso promuovermi? Promuoviti. Guardatevi Tonno Spiaggiato, che è un film che fa ridere tanto. Io non l'ho ancora visto. Guardatelo, allora, guardatelo. Se non ti piace non mi dire niente.